Con il saluto di pace e bene a tutti, salutiamo i nostri amici telespettatori, i colleghi che si trovano in studio per queste lunghe dirette e naturalmente anche padre Marciano Morra. Ben trovato, pace e bene, Pace e padre bene, pace e bene. Marciano. Allora, oggi parliamo della grande devozione di padre Pio per la Madonna. E oggi aiutaci a capire quali sono gli aspetti della pietà mariana in padre Pio. Ecco, per dare una risposta piuttosto concreta, io direi dobbiamo precisare circa la devozione alla Madonna e in che cosa consiste. Perché se noi vediamo il comportamento del popolo di Dio, dobbiamo dire che tutti sono devoti della Madonna. E allora ci sono le feste, le processioni, le veglie, eccetera. C'è un movimento molto bello che si svolge intorno alla Madonna, a questa madre comune. Ma questa è l'idea di Padre Pio, come me. Mettersi in contatto con la Madonna, no. Perché lui aveva un'altra impostazione, studiare come viveva la Madonna, quali erano le virtù che lei esercitava e quindi si impegnava a viverle. Una cosa molto semplice, però vedete che diventa impegnativa. Allora, anche il rapporto tra i frati. Padre Pio, che è un religioso, è circondato dai frati, in una famiglia religiosa, e questi religiosi hanno l'intelligenza, hanno il cuore, hanno il carattere, che tante volte è stridente. E in questa occasione bisogna vedere la Madonna come si sarebbe comportata. Avrebbe sopportato, avrebbe creato l'ambiente sereno. E questo ha fatto Padre Pio. Cioè, lo studio di Padre Pio come devozione era vedere come la Madonna si comportava nelle azioni umane e lui le applicava. E la grande devozione a Gesù Eucaristia che ha animato Padre Pio è derivata proprio da questa impostazione con la Madonna. C'è un'espressione scritta proprio in una lettera di Padre Pio: questa mattina la Madonna è stata sempre vicina a me, mi è sembrato proprio che non tenesse niente da fare. E perché? Perché ha visto che io ero un po' sofferente. E allora mi ha fatto compagnia. Bello. Cioè, l'esperienza della vita, dove non è soltanto corona del rosario, per l'amor del cielo, il rosario innanzitutto, ecco, da premettere. Fino alla fine Padre Pio ha recitato il rosario. È morto con la corona in mano, recitando il rosario. Meglio di così. Però non era solo quello. Era una corona tra tante opere buone e di affetto verso i frati, verso il popolo santo di Dio. E quando si trovava di fronte a un peccatore, gli veniva lo scrupolo di coscienza perché era stanco, doveva andare magari in coro. E che cosa doveva fare? E andava con lo scrupolo di coscienza, lo vado a confessare. Cioè, prima la salvezza delle anime e poi tutto il resto, anche la devozione alla Madonna. Perché la devozione alla Madonna deve entrare in un ambito di grande spiritualità con Gesù e Maria. Grazie Padre Marciano per averci aiutato a comprendere e a conoscere meglio alcuni aspetti della devozione di Padre Pio, della sua spiritualità appunto alla luce della figura
importantissima nella sua vita, figura materna di Maria. Grazie per essere stato con noi, appuntamento a domani e salutiamo tutti i nostri amici telespettatori che continueranno a seguire la diretta su Padre Pio TV, salutiamo anche i colleghi che si trovano in studio, grazie a Padre Marciano Mora, lo facciamo con il saluto di pace e bene. Pace e bene.